Oggi siamo qui, sono insieme alla psicologa del centro antiviolenza Libera Luna, per inaugurare questa panchina rossa. È importante che sia all'interno di una scuola perché dobbiamo educare le nuove generazioni alla non violenza, alle pari opportunità. Ieri io ho partecipato a più eventi e si è parlato della donna che ha raggiunto negli ultimi anni, perché abbiamo fatto fatica, le opportunità che hanno anche gli uomini. Però c'è ancora tanto da parlare, perché purtroppo noi che ci occupiamo di donne vittime di violenza ci rendiamo conto che in alcune famiglie ancora esistono degli stereotipi di genere che portano poi portano l'uomo a prevaricare la donna. Quindi noi siamo attive sul territorio ormai da circa 10 anni e ci fa sempre piacere colloquiare, confrontarci con i ragazzi. E quindi, insomma, speriamo che anche oggi i ragazzi siano attenti e riflettano su queste tematiche, come hanno fatto anche in altre occasioni in questo bell'istituto. Purtroppo ci sono tanti casi, una parte di casi di donne che presentano denunce in qualche modo poi ci ripensano e magari non arrivano proprio a rivolgersi a noi come centro antiviolenza, perché non sanno nemmeno che cosa un centro antiviolenza può offrire. Noi iniziamo con dei colloqui, con un sostegno psicosociale, le aiutiamo anche in quello che è tutto il percorso legale e ad un certo punto cerchiamo anche di reinserire nel mondo del lavoro facendo dei corsi di formazione. Abbiamo degli alloggi protetti, quindi dove c'è un'emergenza abitativa noi cerchiamo, insomma, di mettere in protezione le donne, però a volte le donne non sanno che esistono i centri, che si possono rivolgere a noi. Noi abbiamo un numero attivo H24, chiamando anche al 1522 viene segnalato il nostro numero per tutto il territorio molisano, anche se la sede del centro è a Campobasso, perché questo è un territorio che si basa in qualche modo sulla famiglia, cioè noi ancora abbiamo i nonni che in qualche modo si occupano dei nipotini, quindi proprio il concetto di famiglia qui è radicato. Allora, per una donna che si è sposata e che ha deciso di investire nella famiglia, per quella donna ad un certo punto dire no e allontanarsi diventa una sorta di fallimento, quindi anche la vergogna di dire l'ho dovuto lasciare, mi sono dovuta separare, e la paura di rimanere da sola nel proseguo, insomma, della genitorialità e quindi del sostegno a se stessa e ai propri figli. Assolutamente sì, noi diciamo venite da noi, magari anche se non volete fare nell'immediatezza la denuncia, però rivolgetevi al Centro Libera Luna, perché insieme cercheremo di capire come potervi aiutare, perché poi ogni donna ha un suo percorso, ogni donna ha una sua storia, quindi cercheremo di cucire sulla persona un progetto di vita futura per lei e per i propri figli. Fortuna anche che i giovani adesso a cui parlerete sono anche molto più svegli e sono anche più emancipati in questo senso, vero? Sì, ma infatti proprio ieri sono andata in un'altra scuola e è vero, sia le ragazze che i ragazzi vogliono cambiare questo mondo. A volte si fermano un pochettino e lasciano fare i grandi, però io penso che dovremmo essere noi adulti a far fare a loro, perché credo che ci siano veramente delle eccellenze a livello proprio di sensibilità emotiva di questi ragazzi. Quindi lasciamo fare loro, cerchiamo di educarli al cambiamento.